Un'onda arcobaleno ha invaso 6 città toscane per il Toscana Pride 2021. Ad Arezzo, Firenze, Livorno, Pisa e Pistoia e Siena, dopo un anno di stop a causa della pandemia di Covid, è tornata la giornata dell'orgoglio LGBTQIA+. Lo slogan di quest'anno è «Liberiamo i diritti per una Toscana ancora più rainbow». 6 manifestazioni diffuse per non creare assembramenti nel rispetto delle misure anticontagio. A Pistoia, in Piazza del Duomo, presente anche l'assessora della Regione Toscana, Alessandra Nardini. Sì, vogliamo continuare affinché la Toscana sia ancora più una regione inclusiva che tutela i diritti di tutte e di tutti. Noi continueremo a far sentire la nostra voce contro qualsiasi forma di discriminazione e di violenza. Oggi era importante essere qua a Pistoia, ma sono tante le piazze toscane che si sono colorate e che chiedono diritti. Io credo che sia importante esserci, soprattutto dopo quest'anno difficile che abbiamo affrontato, anche per chiedere al Parlamento di avere il coraggio di approvare finalmente il DDL Zan. Questa è una battaglia di civiltà che come Toscana sosteniamo. Per gli organizzatori l'evento ha 2 battaglie principali, l'approvazione del DDL Zan, subito e senza tagli, e la realizzazione di un patto per l'inclusione con la Regione Toscana. Toscana Pride è presente in 6 piazze toscane proprio oggi in contemporanea per rivendicare i nostri diritti e l'approvazione del DDL Zan senza alcuna modifica per tutelare finalmente una minoranza che da 25 anni aspetta una legge del genere.